tutti e benvenuti. Io sono Bianca Filicori, sono architetto e ricercatrice e siamo qui oggi con Beatrice Leanza, curatrice, che ha appena tenuto un talk al Salone del Mobile. E partirei appunto dal titolo, sul perché hai scelto questo titolo, che è Design and Science of World Building, che cosa significa, che significato volevi dare a questo talk? Ma in primis, queste sono tre practitioners, no? Insomma, persone con cui ho lavorato molto, ma che io trovo rappresentino in realtà poi una categoria di professionisti che effettivamente è stata in grado di mettere in pratica una maniera completamente diversa da che cosa voglia dire praticare design nei termini per cui concepiamo il design come un'attività di outputs, no? Di formalizzazione da un certo punto di vista delle cose. Quindi tre designer che hanno tre background, anzi due designer e un architetto. Molto eterogenei. Questi sono tre esempi di qualcuno che ha portato la pratica veramente oltre i confini di quello che normalmente è aspettato, ma soprattutto ne hanno reso, hanno creato dei nuovi orizzonti. Per i designer. E chi erano questi tuoi ospiti? Possiamo un attimo parlare dei loro profili professionali e proprio delle loro metodologie? Ho invitato, quindi sono tre guests, Liam Young, che è uno speculative architect. Liam vive a Los Angeles, e Marian van Houbel è basata invece ad Amsterdam con il suo studio, e Anab Jain invece ha fondato una pratica insieme ad un partner che si chiama Superflux ed è basata a Londra. Oggi Liam, lui dice: io faccio quello che faccio, spesso i suoi lavori sono delle visioni del futuro, mm-hmm. assolutamente accurate, scientificamente accurate, ma lui dice: io voglio utilizzare dei medium che poi possano essere distribuiti, divulgati attraverso popular culture, perché è così che raggiungi un pubblico ulteriore a quello della cosiddetta echo chamber, no? del mondo del design. Anab con Superflux, loro proprio lavorano nel generare delle simulazioni in quello che viene così definito lo storytelling esperienziale. E Marian fa un po' la stessa cosa, pur essendo forse una più classica industrial designer, alla fine è qualcuno che lavora su questa idea, come raccontava, della solar democracy, che è un concetto bellissimo. Infatti vorrei proprio chiederti, questo concetto di solar democracy, come si può spiegare? Il pensiero nasce dal dire l'energia solare è una fonte semi-inestinguibile, mm-hmm. diciamo. Perché è così poco sviluppata? Cioè, perché stiamo ancora lavorando o pensiamo al solare, all'energia solare, insomma, ancora in questi termini molto limitati, tecnicamente ed esteticamente parlando? E c'è anche molto già esistente investimento, ovviamente, su come poter pensare a un futuro dove l'energia rinnovabile del sole è una currency, cioè una moneta comune. Tu come curatrice, quali pensi siano le strategie del futuro del design e dove andranno anche le pratiche e le metodologie dei designer che hai invitato e di tutti quelli che comunque si stanno occupando degli stessi temi? You just need to get things started, no? Cioè, non c'è un'altra maniera di iniziarle le cose, qualcuno le deve iniziare a fare e loro l'hanno esattamente messo in pratica. Però se qualcuno comincia, si iniziano a creare degli assemblee, no? Delle alleanze, degli assemblaggi, che poi è chiaro che mette in discussione tante cose, che però forse è bene che venga messo in discussione, perché è chiaro che sta emergendo qualcos'altro, vogliamo sentirlo questo qualcos'altro, perché emerge comunque. E poi qualcosa bisogna farci, no? Quindi vediamo cosa succede. Va bene, grazie mille Beatrice per essere stata qua con noi oggi e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a voi. Leading design forward.